Vivo a Campagnatico, veramente c'è una vista meravigliosa, un paesaggio fantastico che testimonia ancora una volta quanto bella sia la nostra Maremma, la nostra provincia e quanto veramente degna di rispetto altrettanto sì. Noi giustamente ti sosteniamo con tutta la nostra forza, con tutta la nostra passione, perché so della tua campagna elettorale e che è stata contraddistinta proprio dal grande cuore, dalla grande passione, dalla grande presenza e dalla grande vicinanza a ogni singolo cittadino. Una grande campagna elettorale ricca di contenuti e ricca di contesti favorevoli e importanti. La tua storia sicuramente è una storia che ha anche un passato politico di grande rilevanza, quindi un'esperienza anche diretta nel mondo della politica, ma soprattutto quello che di te mi è piaciuto e che credo contraddistinguerà quando sarai sindaco è la politica del fare. Noi siamo entrati a Grosseto e dal primo giorno in poi abbiamo cominciato a lavorare, rompendo gli schemi, rompendo le clientele, rompendo i nepotismi, andando quando era necessario anche contro la regione, andando quando era necessario anche contro la nazione, gli esiti referendari, le battaglie sulla provincia, le funzioni primarie, l'abbassamento delle tasse. Noi siamo per l'imprenditore, siamo per l'occupazione, siamo per i giovani e la prima cosa che questo governo ha fatto è stata quella di abbassare le tasse della Tari dal 5 all'11%. L'anno prossimo abbasseremo ancora del 2,5% la tariffa sui rifiuti. Cosa mai successa? Noi non abbiamo sicuramente la volontà imperativa di andare contro quella che è la volontà regionale. Noi siamo anche collaborativi, ma quando c'è stato il momento di picchiare pugni sui tavolini e di mettere in dubbio le politiche di Aravasta, noi le abbiamo fatte e siamo stati vincenti. Abbiamo internalizzato la gestione della discarica e abbiamo rivoluzionato lo spazzamento e la raccolta, ma abbiamo fatto più lavori pubblici in 6 mesi di quanti non abbiano fatto gli altri in 5 anni. Abbiamo messo in piazza più progetti in pochissimo tempo sul turismo, sulla valorizzazione turistica, sulla ristrutturazione anche del bando delle periferie che ha consentito a Grosseto di arrivare nona su 124 e abbiamo lavorato nel mese di agosto, perché noi siamo provenienti per lo più dal mondo dell'impresa, conosciamo i problemi del lavoro, la difficoltà di arrivare alla fine del mese, la difficoltà magari anche di pagare un operaio o di pagare noi stessi, perché noi non siamo parassiti della società ma siamo attivi, noi vogliamo fermare la nostra società. E tu sei come noi. La politica del fare che ti contraddistinguerà e si unirà in sinergia con la nostra politica del fare, creando una rete importantissima, fortissima, che si consoliderà nel tempo in maniera esponenziale. La provincia di Grosseto, guidata dal centrodestra, potrà emergere da uno stato di catatonico, di dormienza e di paralisi che l'ha resa veramente marginale sul nostro territorio regionale. E con persone come te e con persone come noi, con persone che fanno parte del mondo del centrodestra, che possiamo uscire dalla crisi congiunturale, possiamo affrontare le sfide del futuro, ricreare occupazione, ricreare impresa e avere il coraggio di prendere delle posizioni. Voglio ricordare anche la battaglia che abbiamo fatto sulla carta del lupo per i predatori, che è una cosa che qui sentite molto sulla propria pelle. Noi siamo stati a manifestare e a parlare con il ministro Galletti, abbiamo accettato la carta del lupo prendendosi delle grandi responsabilità politiche e ovviamente io, provenendo dal mondo dell'agricoltura, essendo stato presidente di Confagricoltura, conosco benissimo i problemi delle imprese agricole e soprattutto quelli legati anche alla siccità che quest'anno veramente ci ha massacrati, e quindi bisogna avere il coraggio di capire esattamente quali siano i problemi per poterli affrontare meglio. La politica del fare con Grisanti si può. Viva Grosseto, viva Campagnatico, ma soprattutto viva Grisanti!